Sebbene l'azienda, oggi Calcestruzzi Ricina Libera, rientrerebbe tra le vittorie della lotta alla mafia, in quanto rilanciata attraverso alcune azioni imprenditoriali innovative ed efficaci, per la Commissione Antimafia guidata dall'onorevole Claudio Fava, si tratta comunque di uno dei tanti esempi di aziende sequestrate e poi confiscate che stentano ad attecchire anche a causa delle lungaggini o delle incongruenze dell'apparato burocratico legato all'utilizzo dei beni mafiosi gestiti dallo Stato. La cooperativa Calcestruzzi Ricina Libera nasce nel 2008 sulle ceneri della vecchia azienda attiva dal 92 a Trapani nel settore dei materiali di costruzione e della produzione di calcestruzzo. Il percorso della nuova azienda incomincia tra il 94 e il 96 quando, accertato che la Calcestruzzi Ricina appartenesse al clan mafioso di Virga, si procedette al sequestro preventivo delle quote societarie. Sequestrata la mafia di Trapani e poi confiscata, adesso l'azienda sembra essersi rilanciata attraverso un meccanismo di riciclo degli scarti edili. La sua storia, viene sottolineato nella relazione della Commissione Antimafia, è particolarmente significativa, anche se piuttosto isolata, nel panorama delle aziende siciliane confiscate alla mafia. È una storia che racconta di un'azienda sequestrata, poi confiscata, ma destinata, per l'ostilità del mercato, incuri istituzionali e accanimento mafioso, ad essere cannibalizzata a vantaggio di altre aziende del ramo. Un settore, quello delle cave e della produzione di calcestruzzo, sul quale la presenza imprenditoriale di Cosa Nostra è quasi egemone. Sequestrata nel 96, la Calcestruzzi Ricina, stando ai riscontri dei magistrati inquirenti e sottolineato dalla stessa Commissione Antimafia, in realtà il controllo mafioso della Calcestruzzi Ricina SRL, con alterne vicende, durò anche dopo il 94, terminando solo con la confisca definitiva nel giugno del 2000. Le indagini del sostituto procuratore presso la Repubblica di Trapani, Andrea Tarondo, accertarono che fino al 99 i figli del capomandamento, cioè i figli del boss mafioso Virga, anche loro arrestati e poi condannati, erano presenti tutti i giorni nell'impianto, decidevano il prezzo da fare ai vari imprenditori, quindi l'imprenditore che andava a comprare il calcestruzzo non trovava lo Stato, ma trovava il boss mafioso o suo figlio e doveva contrattare il prezzo con loro. Le verifiche sancirono che per un certo periodo le fatture venivano emesse dalla società confiscata, quindi dallo Stato, ma venivano pagate al mafioso. Così racconta il suo lavoro il magistrato Andrea Tarondo. Poi, nel 2001, il boss mafioso Virga, che era l'originario proprietario, è stato arrestato. C'è stato un forte intervento da parte dello Stato, sono stati sostituiti gli amministratori e quindi si può dire che l'impianto è finalmente entrato veramente sotto il controllo dello Stato. Ma la confisca definitiva non risolve i problemi della Calcestruzzi Ricina. Esclusa definitivamente dal controllo dell'azienda confiscata, la mafia tenta comunque di portare al fallimento l'azienda per potersene spartire le spoglie. Quando si è passata la confisca definitiva c'è stato un vero e proprio boicottaggio ed un calo delle commesse, tanto che la Calcestruzzi Ricina ha rischiato il fallimento. Lo scopo era quello di farla fallire per riacquistarla a pochi soldi. Se quell'operazione non andò in porto, il merito fu soprattutto dell'allora prefetto di Trapani, Fulvio Sodano, che però nel 2003 venne trasferito da Trapani proprio mentre stava provando a porre in essere procedure per rilanciare nella piena legalità la Calcestruzzi Ricina. Il trasferimento del prefetto Sodano non fermò il travagliato percorso di rigenerazione aziendale che proseguì nel 2004 con l'azione congiunta di Luigi Ciotti e di Libera, che insieme ai lavoratori coinvolsero Legacoop, Legambiente e Ampar nel pianificare la fondazione nel 2010 dell'attuale cooperativa Calcestruzzi Ricina Libera, interamente costituita dai dipendenti della vecchia azienda confiscata. L'anno successivo, come previsto dalla legge 7 marzo 96 numero 109 sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, i beni aziendali della vecchia Calcestruzzi Ricina vennero affidati alla nuova società, la prima cooperativa di lavoratori che ottiene l'assegnazione del bene aziendale. Oggi, e da 10 anni ormai, la Calcestruzzi Ricina Libera rappresenta una delle realtà più positive in Italia. Il segno concreto che un riscatto sia possibile anzitutto nel segno della tutela dei lavoratori. Ma la strada resta in salita, lo spiega chiaramente Mammo Zagarella, amministratore delegato della Calcestruzzi Ricina Libera. Dal 2011 abbiamo la gestione come cooperativa e in questi 10 anni abbiamo avuto l'impressione che quando nei tavoli istituzionali andiamo a rappresentare quelle che sono le problematiche della gestione, è come se fossimo un elemento di disturbo. Si riferisce ad esempio al mancato confronto con l'Agenzia dei beni confiscati e dal 2014, afferma Zagarella, che scriviamo all'azienda per alcune problematiche e non abbiamo nessun risultato. Laddove troviamo qualcuno che ha voglia di collaborare, poi cambia il direttore e, come il gioco dell'oca, ricominciamo da capo a riscrivere. Ecco,
Anche per quanto riguarda la calcestruzza vicina, viene messo in risalto il complesso meccanismo dei rapporti, spesso episodici, sempre faticosi, con l'Associazione Nazionale Beni Confiscati, uno dei punti dolenti che sono stati proposti dagli amministratori di tutte le aziende confiscate e sono stati ascoltati nel corso dell'indagine. Non fa eccezione la calcestruzza vicina libera. L'amministratore delegato lo spiega portando l'esperienza di una delle tante contorsioni istituzionali e burocratiche che, per un'azienda già fortemente provata come la sua, rischiano di compromettere il lavoro di 20 anni. La calcestruzzi potrebbe usufruire di mezzi come autobetoniere e autobetopompe che sono stati sequestrati, ma sono rimasti abbandonati e quindi vandalizzati, o ancora alcuni mezzi affidati al corpo dei vigili del fuoco che pare non sappiano che farsene perché servono solo a trattare il calcestruzzo. Alla richiesta dell'azienda trapanese, lo Stato, tramite l'Agenzia dei Beni Confiscati, ha opposto una serie di impedimenti, come ad esempio quello di non sapere come trasportare i mezzi da Enna a Trapani. Problema, tra l'altro, ancora non risolto. Il commento dell'ingegnere Zagarella è emblematico. Fin quando non si prenderà la consapevolezza che la vera lotta di contrasto alla criminalità organizzata non si ferma al sequestro e alla confisca, ma la vera lotta sono le aziende che continuano a lavorare, affidate alle cooperative che continuano a lavorare, a creare economia pulita. Ecco, quello è il vero contrasto alla criminalità.